Bentornati amici di Esperienza Lombardi, siamo in compagnia di Samsung Galaxy Note 3 Neo per l'unboxing, mi avete chiesto veramente tantissimi, sono parecchio in ritardo ma alla fine ho deciso di provarlo anche perché sotto le festività secondo me sarà uno dei telefoni più venduti, comunque da tenere parecchio d'occhio visto il prezzo che si sta abbassando notevolmente. Come al solito vi invito a mettere un bel piace al video, condividere e iscrivervi al canale, per di più in descrizione trovate il link per l'acquisto su Amazon attraverso il quale potete dare una piccola mano al canale. Questo è il telefono con le pellicole. L'ho già aperto, diciamo che io l'ho preso usato, ho trovato a un prezzo veramente notevole, comunque manualistica. La scatola, come vedete, è un po' più scarna del solito, scarna no, ma diciamo fatta con cartone più leggero, comunque sempre carta riciclata. Qua abbiamo il cavetto USB, micro USB, cuffiette in-ear classiche con cavo, diciamo, tondo e non piatto come sugli ultimi top di gamma, e qua alimentatore da 2A, quindi la ricarica dovrebbe essere abbastanza rapida. Andiamo a vedere il dispositivo, eccolo qua, la mia colorazione nera, già acceso. Andiamo avanti direttamente, avanti, lo sblocchiamo velocemente, poi ve lo faccio vedere al volo. Tastiera, vi dico subito che mi piace, anche la vibrazione non è affatto male, mi sembra anche bella reattiva, comunque vabbè, ovviamente è il primo avvio. Fine, va bene. Ok, intanto che si mette un attimo a posto vi faccio vedere com'è fatto. Frontalmente abbiamo capsula auricolare, abbassiamo un po' la luminosità. Capsula auricolare, ovviamente logo Samsung, videocamera anteriore 2 megapixel, sensore di luminosità a prossimità e in teoria qua in alto LED notifica. Qua sotto tasto home, fisico, tasti soft touch, opzioni indietro, retro illuminati. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume e basta, parte bassa. Ingresso micro USB, primo microfono, altoparlante, posizione molto intelligente come su Galaxy Note 3 e pennino ovviamente che va, diciamo, a distinguere la gamma Note dagli altri terminali ed anche dagli altri tablet. Lato destro, accensione di spegnimento blocco sblocco, parte dietro, fotocamera da 8 megapixel con autofocus flash LED, logo Samsung, cover veramente molto simile a quella del Note 3 standard, addirittura sembra addirittura più gommata. Forse trattiene un po' la polvere, ma adesso comunque lo pulirò un po' bene, vedrò come si comporta, un utilizzo quotidiano. Comunque mi piace come grip, anche come design, mi dispiace con queste finte cuciture, alcune le trovano un po' kitsch e anche un po' cheap, entrambi direi. Però sinceramente a me non dispiacciono affatto. Vediamo sotto qua la batteria, se riesco ad aprire, batteria da 3100 mAh che dovrebbe conferire una durata ottima al dispositivo. Slot per la SIM in formato micro e slot per la micro SD che ripeto va a espandere i 16 GB di memoria interna. Il processore è un hexa-core particolare, quindi con un quad-core Cortex A7 da 1.3 GHz e un dual-core principale da 1.7 GHz per applicazioni che richiedono più potenza, diciamo Cortex A15. La GPU è una Mali T624, anche questa dovrebbe garantire ottime prestazioni. La RAM è di 2 GB. Il display è un 5.5 pollici HD con 267 pixel per pollice Super AMOLED. Poi vi dirò una recensione se matrice Pentile o RGB. E basta, non c'è molto altro da dire. Dimensioni 14.8 cm, 7.7 cm, uno spessore di 8.6 mm per 160 grammi. Quindi anche qua non è pesantissimo, non è comunque più leggero insomma del Note 3, anche leggermente più piccolo. Il display, come avete visto, è 2,02 pollici più piccolo. Diciamo che nel complesso assomiglia parecchio al Note 3. Adesso vedremo l'utilizzo quotidiano se vale la pena spendere quei 100-150 euro in più di differenza, visto che ormai il negozio si trova sui 2,99 tranquillamente questo smartphone. Direi che per questo prezzo si capisce subito essere uno dei migliori, almeno che si possono trovare direi in negozio. Comunque per questo unboxing è tutto, se avete domande particolari prima della recensione fatemele pure nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!